Io non credo di aver mai fatto un'altra top 5 più uno special più 10. Cioè, tra un pochino, ragazzi e ragazze, vi metto nel titolo direttamente il teorema di Fermat. Veramente. Benvenuti su Watchmen Italia. Oggi vediamo quindi una top videoludica. Come al solito, la seconda parte è un remake re-edit di una vecchia top tematicamente unito a questa. Di armi. Armi folli, armi speciali, armi segretissime che comunque rimangono deliranti e assurde. Vediamole assieme. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quali nella vostra carriera videoludica avete mai provato, avete avuto il gusto di assaporare. Andiamo, lasciate like e via. Le pasticche di Pac-Man e il loro terribile sottotesto. Perché Pac-Man non è un simpatico pallino, ma la metafora di un drogato in costante corsa verso la prossima pasticchetta, inseguito dai fantasmi del suo passato, e che quando mangia quelle più colorate con sai tu cosa dentro, si eccita come un pazzo e appunto spazza via i fantasmi, scordandosi del suo dolore, del dolore della dipendenza, fino a tornare poi in down alla disperata ricerca di altre metanfetamine. È chiaro, non ci avevate mai pensato. O comunque, possiamo vederla anche dal punto di vista dei fantasmini, che sono già morti, ma stanno continuando a vivere un'esistenza terribile, rinchiusi dentro un labirinto senza uscita, e noi col sorriso sulla faccia. Ce li mangiamo per poi farli rivivere nella loro non morte e mangiarli ancora facendoli rinon morire. Chi è il cattivo di questo gioco? Chi? Dite il suo nome! E alla numero 4, il martellozzo pneumatico, in pratica in Super Smash Bros. Melee. Cosa? Non ci vedete nulla di male? Ma non capite? Sciocchi, impenitenti, così presi dalle vostre smanie di vittoria che non vi rendete conto delle torture che state infliggendo al vostro personaggio. Guardate cosa deve subire ogni volta che imbraccia quel vile strumento di dolore. Secondo voi fa bene alla schiena e alla postura una roba simile? Mica quell'affare ti fa venire 7 ernie al secondo. Immaginate cosa subisca la colonna vertebrale di chiunque lo brandisca. Pensate alle urla di dolore che Kirby e Captain Falcon stanno trattenendo solo per farvi vincere, per poi morire fuori scena con le vertebre spezzate a fine partita. Non ci avete mai pensato? No, perché voi soltanto a voi stessi pensate. Carogne infami. E alla numero 3, la dubstep gun. Tra tutti i crimini che si possono commettere in Saints Row, questo è di gran lunga il peggiore. Un conto è uccidere delle persone normalmente. Quello mi sta bene, ok, cioè lo faccio sempre. Ma uccidere sparando raggi di aria condensata in musica dubstep a tutto volume, evocando lo spirito di Skrillex, quello no! No! Non c'è morte più orrenda, non c'è sofferenza più immensa. State andando per strada a comprimere aria così tanto da creare una pressione enorme che sfondi i timpani e il cranio di tutti i malcapitati, che moriranno inoltre tra atroci dolori, e l'ultima cosa che sentiranno sarà una roba simile. Se ci pensate anche solo un mezzo secondo, vi rendete conto della disumanità di quest'arma. Nemmeno Hitler si meriterebbe una fine simile. Almeno con la Jets Gun te ne vai con un po' più di stile. E alla numero 2, le bacche della morte in A Bug's Life, un gioco Disney dai 2 ai meno 2 anni che forse alcuni di voi avranno giocato a suo tempo, io sì, ma solo oggi mi rendo conto di tutte le nefandezze con le quali ho macchiato la mia anima anni or sono. In quel gioco che sembra innocente, vero? Mentre lanciamo bacche in testa agli altri insetti, ma poi quelle bacche si potenziano e il manuale di gioco ti dà un'info su quale sia il loro effetto. Le Golden Berry dice che se lanciate su un nemico esplodono in una palla di fiamme e che faranno rimanere svenuti per sempre gli altri insetti. Svenuti per sempre? Io, a 3 anni, ho dato fuoco con delle granate al napalm a formichine innocenti, divertendomi! E se sono psicopatico oggi? Sarebbe colpa di GTA e Carmageddon! Devo puntare il dito su A Bug's Life! La cura di tutti i mali, la morte, in Twisted Metal. E già, è un gioco piuttosto deviato, ma con la sparabarelle raggiungiamo dei livelli superiori di delirio. Quando a bordo del furgoncino dei Ghostbusters, così senza nessuna ragione, possiamo metterci a uccidere tutti. Nel vero senso della parola, perché uccidiamo persone sparandogli addosso altre persone, nella fattispecie malati terminali, in barella, imbottiti di dinamite che andranno a deflagrare su qualunque bersaglio, urlando come dei malati terminali imbottiti di dinamite che vanno a deflagrare su un qualunque bersaglio sparati da un furgone in corsa. Ossia, molto! Anche se devo dire che al contempo sembra una morte piuttosto gloriosa da certi punti di vista. Ma la numero più uno special e Berserk,
in Doom, senza senso, perché senza senso stavolta è il fatto che di fronte alle schiere dell'inferno, con demoni alti 7 metri, corna lunghe più di te, occhi giganti, sbavanti volanti, mostri a 7 teste, gente che vuole sbudellarti, superandoti in numero in ogni scenario per 1000-1, e a sto giro non ti fanno il piacere di attaccare uno alla volta, perché siamo in Doom e i nemici vogliono vincere, non risultare dei coglioni, tu possa pensare che sia una buona idea andare dritto a prendere a pugni sulle gengive tutti quanti, perché è quello che ti permette di fare il berserk, ossia un set di steroidi e droghe mescaline assortite che ti inietti in vena e che ti fanno tirare i pugni più forti, e quindi tu ovviamente ti senti in dovere di buttarti uno contro 200 a noccatura. È follia pensare che i demoni possano avere qualche speranza. È finita, stupenda follia. E ora la seconda parte. Alla numero 10, la Psychosis Gun in Perfect Dark. Perfect Dark ha tutto un suo bel set di armi che picchiano un botto, tutte quante con il fuoco primario e secondario, sono multiuso, e poi c'è la vecchia Psychosis Gun, che non picchia, non ha fuoco secondario e in pratica manco primario, nessun multiuso, niente munizioni, e quindi è rara perché è una merda, è questo che ci stai dicendo? No, è rara perché ogni nemico colpito reagirà in modo abbastanza stupefatto e con animazioni decisamente degne di un gioco del 2000, cadendo come un sacco di patate con un bastone ficcato su per il culo e diventando poi un vostro alleato. Era un'arma decisamente notevole e anche improbabile da avere, visto che bisognava finire la missione Chicago Stealth in meno di 2 minuti. E alla numero 9, il blaster alieno in Fallout 3. Un giorno me ne stavo andando tranquillo per la zona contaminata, facendomi i fatti miei e sparando come faccio di solito col Fatman agli scarafaggi radioattivi per sentirmi potente, con I Don't Want to Set the World on Fire degli Inkspot sparata a 4000 in sottofondo, quando all'improvviso, e sarà capitato anche a voi, mi sono imbattuto in un alieno morto. La mia reazione iniziale è stata: beh, adesso gli sparo col Fatman, ma poi ho visto la sua pistola. E da lì è stato un nuovo amore. Con un design degno di un film sci-fi degli anni 30 e un sonoro tipo puh, sembra un pezzo da arredamento, ma puntatela contro un super mutante e ammirate come quel super mutante, il secondo dopo, non ci sia più. E alla numero 8, il lanciarazzi infinito nella serie di Resident Evil. Questo lanciarazzi infinito in pratica lancia razzi all'infinito. La fantasia scorre potente in questa versione OP di un semplice lanciarazzi che vi ritornerà molto utile se il vostro obiettivo in pratica è smettere di divertirsi giocando a ogni gioco della serie. Il lanciarazzi, visto, one shot, no? Ma ha il brivido del come lo uso quell'unico colpo. Con questa roba illegale invece il problema non si pone più. Si può tranquillamente invece porre fine a un'invasione di zombie in, non so, una mezz'oretta scarsa forse. Comunque resta ben poco divertente e illegale, sappiatelo. That was for our fallen brothers. Alla numero 7, il Real Mega Buster in Dead Rising. Perché il protagonista di Dead Rising non è Mega Man? Cioè, sono domande importanti che la gente normale penso si faccia, no? Ma per fortuna, se durante la vostra partita a Dead Rising state solo a pensare a ma quanto è bello Mega Man, uccidete allora 53.594 zombie per essere ricompensati con la Mega Buster, il braccio fotonico di Mega Man, per sparare ondate di energia agli zombie esattamente come Mega Man. Ora sì che mi sento soddisfatto. Non potevo giocare direttamente a Mega Man. E alla numero 6, la Ray Gun in Call of Duty World at War. È la seconda guerra mondiale e quegli altri coglionotti dei nostri compagni vanno ancora in giro con i fucili e le pistole che sparano i proiettili. Ma per piacere, ma che siamo nella seconda guerra mondiale? Facciamogli vedere come si scende sul campo di battaglia sul serio. I kamikaze giapponesi non aspettano altro che essere disintegrati a suon di raggi laser. Elemento sempre apprezzato nella modalità zombie, nella missione scarsa resistenza potremo iniziare, cercando con attenzione, ad usarla anche durante la campagna. Da lì, in pratica, si vince la guerra da soli. Ah, e dimenticavo di dirvi una cosa fondamentale: quando sparate fa ptiu ptiu. Alla numero 5, la Chain Chomp in Bayonetta 2. È proprio bello da dire, la Chain Chomp.
battuto il gioco. Alla seconda difficoltà più alta, Rodan inizia a finire le idee su quello che venderci. Cioè, al poveraccio tra un pochino gli togliamo anche casa e mutande e lo lasciamo per strada. E per la disperazione, probabilmente, ci crea questo oggetto. Bayonetta rimane stoicamente impassibile perché forse non ha mai giocato a Super Mario, ma noi ci rimane un attimino basiti. Mi pare di aver già visto quell'espressione da idiota attaccata a una catena da qualche parte. E il bello è che in Bayonetta il cagnolino picchia come un dannato, ma è una roba assurda. E in pratica ha una vita propria. E alla numero 4, la Clackshot in Gears of War 3. Cima di un grattacielo, scena drammatica. Locuste ovunque, noi che cerchiamo di salvarci un'ennesima volta quando alla fine del combattimento, se per caso abbiamo buttato giù dal palazzo una colonna di munizioni piuttosto evidente, risale da terra, iniziando a volare sopra di noi un pollo meccanico al suono di che ci lancia un cannone col quale possiamo sparare poi. Sto ancora giocando a Gears of War? Oppure ecco l'arma definitiva. Ecco come metteremo fine all'apocalisse, sparando a quei mostri schifosi, dei fottutissimi polli. È così che gli uomini veri come Marcus vincono le guerre. È così che si fa la storia. Ho solo una cosa da dire. Figli di puttana! E la numero 3, la Scarab Gun in Halo 2. Come saprà qualunque incauto Master Chief, anche un gruppo di grunt diventa temibile se alle spalle ha uno scarab. Ebbene, in Halo 2, durante la corsa in Warthog, seguendo un percorso assurdo, si può arrivare a ottenere questa Scarab Gun, che all'inizio pare solo un semplice fucile Covenant di quelli che si surriscaldano ogni due secondi, facendoci di conseguenza surriscaldare a noi le palle, ma poi quando si preme il grilletto si nota che si spara come uno scarab all'infinito. I Covenant, poveracci, non sapranno neanche quello che li ha colpiti. Cioè, oddio, sì, in realtà sì, perché è roba loro. Comunque... alla numero 2, Len Cannon in Dead Space 2. Come si combatte un necromorfo? Come avevamo fatto a non pensarci prima? Era così evidente. Si prende un guanto di gomma, lo si mette a forma di pistola e si fa finta di sparargli. Ma era ovvio, l'hand cannon. Ossia l'arma che farà sembrare uno degli uomini più cazzuti della storia del gaming, un coglione da manicomio. Ve lo mettete, a fine hardcore mod, puntate e Isaac inizierà a fare tipo piu piu, bang bang, a voce per il resto del gioco. Uno dice, beh, poraccio, è impazzito definitivamente e ci può anche stare, ma i nemici poi esplodono sul serio. E alla numero 1, Mr. Toots, il Red Faction Armageddon. Segreta in effetti è un parolone, perché Mr. Toots a suo tempo è diventato, e ci mancava altro, la faccia del gioco nelle pubblicità, ma comunque conta come segreta per come la si ottiene. Cos'è Mr. Toots? Come può riuscire ad aiutarci a vincere la battaglia su Marte? Beh, scorreggiando arcobaleni, come altro potrei metterla? Imbracciate quel piccolo unicorno come se ne andasse della vostra vita e iniziate a sparare arcobaleni dal suo culo, cosa che non lo fa felice a giudicare dalla sua faccia, e osservando i nemici esplodere in nuvolette di farfalline colorate. Questi sono soldi ben spesi. He's not getting up from that.